Meghan Markle e la figlia del principe Harry, Lilibet Lilidiana, potrebbero perdere una lunga tradizione reale se venisse battezzata negli Stati Uniti. La figlia di Meghan e del principe Harry, Lily, è nata il 4 giugno all'ospedale di Santa Barbara. Deve ancora viaggiare nel Regno Unito e incontrare di persona la sua bisnonna, la regina. E si crede anche che non sia stata battezzata negli ultimi 4 mesi. A luglio, una fonte aveva affermato che il duca e la duchessa desideravano tornare nel Regno Unito per far battezzare la loro figlia a Windsor. Proprio come suo fratello Archie Harrison. Tuttavia, le fonti hanno recentemente respinto questa possibilità, con una che ha detto al Telegraph che un battesimo nel Regno Unito non sta accadendo. Una portavoce dei Sussex ha detto che i piani di pubblicazione per il battesimo erano ancora in fase di definizione e che le affermazioni contrarie erano semplici speculazioni. Anche se non ci sono ancora certezze su dove e quando il bambino sarà battezzato, Lily potrebbe rischiare di non poter godere della stessa tradizione reale di cui godevano suo fratello e suo padre se il battesimo fosse avvenuto negli States. Punto punto. Per decenni, i bambini reali vicini al sovrano sono stati avvolti in un abito di seta bianca caratterizzato da un intricato rivestimento in pizzo. Questo prezioso capo di abbigliamento è stato commissionato dalla regina Vittoria nel 1841 ed è stato ispirato dal suo abito da sposa. È stato indossato per la prima volta da sua figlia, Victoria, la principessa reale, in occasione del primo anniversario di matrimonio della regina e del principe Alberto. L'abito è rimasto in uso per 163 anni, durante i quali è stato indossato da 62 bambini tra cui la regina Elisabetta II. Il principe William e il principe Harry in occasione dei loro battesimi. Nel 2008 si è deciso di non utilizzare più lo storico ma fragile abito, ma, per mantenere viva la tradizione, la confidente e sarta della regina Angela Kelly ha creato una replica, che da allora è stata indossata da Archie e dai suoi cugini Prince George, Princess Charlotte e Prince Louis.